We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buone feste! The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they. Ciao a tutti! Per fare questo coprifornio natalizio mi serviranno due strisce di tessuto. Io le ho scelte rosse, che misurano 47 cm per 16 cm e mezzo. Poi mi servirà la parte frontale del coprifornio. Io in questo caso ho realizzato questo disegno appunto croce, ma voi potete utilizzare o una stoffa che vi piace natalizia, oppure farlo appunto croce, oppure una semplice stoffa magari rossa o del colore che volete voi. Questa è una cosa indifferente. Io ho voluto fare questo omino di pan di zenzero perché appunto sarà per il forno, e quindi secondo me ci sta molto bene in cucina. Poi ho aggiunto questa stella di Natale e la scritta Joyeux Noël. E questa misura 39 cm e mezzo per 37 cm. Poi servirà anche dell'imbottitura degli stessi centimetri di questo tessuto e un altro pezzo di tessuto sempre degli stessi centimetri. Io purtroppo lo volevo fare rosso, ma non avevo la stoffa rossa, allora ho preso questa stoffa gialla, ma tanto non importa perché verrà sul retro. Allora inizio l'imbottitura per prima. Sopra, con il dritto rivolto verso l'alto, metto il mio disegno, che sarà la parte frontale. Poi prendo le strisce rosse, la vado a piegare e la vado a mettere qui sul lato. Piego poi su se stessa di tanto in tanto. Io in questo caso, visto che è troppo corta, la vado a fare per due volte, ma voi se volete farla con un riccio ancora più movimentato, diciamo, basta fare la striscia di stoffa un po' più lunga con la piega rivolta verso l'interno, e faccio la stessa identica cosa per l'altra stoffa rossa. Prendo la misura per far capitare il riccio più o meno allo stesso posto. A questo punto devo andare a prendere due altre strisce di tessuto che misurano 6 cm per 14 cm e mezzo. Allora le devo andare a piegare in questo modo, fissare con gli spilli e fare una cucitura qui con la macchina da cucire. In questo modo qui, e ora lo devo andare a girare. Ora vado a dare una passata di ferro da stiro in modo da fare appiattire la stoffa e prendere la forma su entrambi le due strisce. Ed ecco qua stirate. Ora prendo la misura per esempio di 10 cm e appoggio una in questo modo qui. Prendo l'altra misura di 10 cm sempre da questa parte e appoggio l'altra striscia di stoffa. Fisso questa parte qui con gli spilli. Ora prendo l'altro pezzo di stoffa e lo vado a metterlo sopra con il dritto rivolto verso il basso questa volta. Ora fisso tutto il contorno con gli spilli. Ora vado a cucire tutto con la macchina da cucire, lasciando un più o meno 10 cm di apertura per poi poter rigirare il mio lavoro. Allora ho cucito soltanto i due laterali, queste due parti, e soltanto il centro del sopra e del sotto, perché qui poi c'è la stoffa che deve fuoriuscire. Se vado a cucire anche qua poi rimane attaccata, quindi è una cosa che mi sono resa conto all'ultimo momento, proprio mentre stavo cucendo. E ora, visto che ci sono quattro aperture, io ne scelgo una, magari la più larga, e vado a rigirare il mio lavoro.
Ok, risvoltato tutto. Ora qui devo andare a fare un punto nascosto, quindi vado a piegare verso l'interno le due stoffe e poi vado a cucire. Ok, una volta finito di cucire i quattro lati, vado ad incollare questi strappi adesivi, solo che questi sulla stoffa non attaccano bene, quindi io li vado ad incollare con un po' di colla a caldo. Quindi levo la carta, metto della colla sullo strappo, la attacco qui sulla striscia di stoffa, sia una ovviamente che l'altra. Tolgo l'altra carta, metto anche qui della colla e poi vado a chiudere, mettendoli più o meno alla stessa posizione. E voilà. Ora, per non lasciare questa parte qui scoperta, che mi sembra un po' bruttina, vado ad aggiungere due fiocchetti, sempre con della colla a caldo. Ed ecco qua il coprifono per Natale pronto, quindi si possono fare tanti biscottini. Ora vado a metterlo sul forno e vi faccio vedere come sta. Ed ecco qui il mio coprifono. Accanto gli ho messo il grembiulino di Babbo Natale che uso quando faccio i biscottini e con il mio albero sopra il mio coprifono vi saluto e vi dico e il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!